campagna elettorale. Piccolo, allora, una cattedra diversa da un palco, come ci si trova? Ma bene, bene, nel senso che sono momenti di interazione diversa, evidentemente, perché il palcoscenico spesso non consente di ascoltare le voci degli altri, se non quando magari cantano le tue canzoni, ma è diverso. Mentre in questo caso hai la possibilità sia di ascoltare le storie di chi ti sta ad ascoltare in quel caso, e poi nel caso specifico anche di vedere dei lavori che sono stati fatti qui in università anche grazie a delle canzoni che ho fatto, insomma c'è un'interazione totale. Hai trovato situazioni spiazzanti da un certo punto di vista o cose piacevoli anche con questi lavori? Vabbè, gli incontri con gli altri sono giustamente sempre un po' spiazzanti perché sono imprevedibili. Per fortuna sono stati spiazzanti in senso positivo, cioè comunque nel vedere che erano stati fatti appunto dei lavori spesso molto molto belli anche da un punto di vista della realizzazione, anche grazie allo stimolo iniziale di una cosa che avevo scritto. Poi comunque entrare in università è sempre stimolante, gli studenti hanno sempre delle cose da raccontare belle. Molto indipendenti anche questi lavori come il tuo ultimo? Ma alcuni di più, alcuni meno, ma non dico in senso positivo o negativo, cioè alcuni si rivedevano che erano dipendenti da un concetto più professionale, cioè nell'ottica di realizzare, nel caso specifico, non so, delle copertine di un disco ipotetico, e quindi anche da un codice più professionale nella sua realizzazione, altre che comunque svincolate da qualsiasi realizzazione, più indipendente a quel punto di vista, però non è detto che sia un bene o un male, perché poi a volte servono anche le copertine dei dischi, quindi serve anche qualcuno che in qualche modo le faccia, quindi c'era veramente di tutto.